erano i primi anni 90, ho cominciato a scrivere e a pubblicare quasi contemporaneamente. Ero una forte lettrice, c'era un progetto a cura dello scrittore Pier Vittorio Tondelli riservato agli scriventi under 25, io avevo l'età giusta perché avevo 20 anni, ho mandato le mie prime cose a un editore marchigiano, tra l'altro di Ancona, la Transeuropa, e sono state lette quasi subito, apprezzate, e quindi da lì è partita questa cosa che è diventato un vero e proprio lavoro per me. Vivo fuori dalle Marche da quando avevo 18 anni, però continuo a scrivere di Marche, prendendo spunto dai personaggi, dalle storie di questo territorio. E negli anni, nei decenni, ho capito che il mio interesse per questa terra deriva prevalentemente dal mio strumento di lavoro, che è la lingua. Io scrivo con le parole, con i suoni, che mi vengono dalla mia infanzia, dalla mia lingua madre. Joyce Lussu ha origini marchigiane, è stata una protagonista della nostra storia, un personaggio molto importante per la storia del Novecento, è stata una scrittrice, una poetessa, una traduttrice, è stata medaglia d'argento al valor militare per la liberazione dal nazifascismo, e è stata tante cose, ha vissuto tante vite, io ho cercato di raccontarle. Ho conosciuto Joyce Lussu quando lei era anziana, io cominciavo ad avere 21-22 anni, lei aveva l'età di mia nonna perché era nata nel 1912 esattamente come mia nonna, quindi aveva già 80 anni. Era una donna che aveva già vissuto tutta la sua vita, ma che comunque non si era fermata e appunto continuava a girare. Abbiamo fatto moltissime presentazioni dei nostri libri in giro per le Marche per quasi un decennio, perché poi lei è morta nel 1998. L'ho intervistata a lungo anche per un libro che è uscito nel 96, che erano proprio delle interviste che l'avevo fatto nel corso di mesi, di anni, quindi ho anche lavorato con lei, a parte tutto, quindi c'è la dimensione un po' da amica, un po' da maestra e un po' anche di riflessione comune sulla scrittura. Una cosa, questo l'ho detto nel libro, che mi sorprende sempre è che ogni tanto scrivendo io riconosco delle parole che sicuramente ho letto nei suoi libri o che arrivano da lei. E questo per me è molto importante.